Salò si trova sulla riva occidentale del lago di Garda. La sua fondazione risale all'epoca romana e nel corso dei secoli ha visto numerose dominazioni, tra cui i veneziani e gli austriaci. Durante il Rinascimento fu un importante centro culturale e commerciale. Salò, che risale al XV secolo, fu progettato dall'architetto Filippo delle Vacche da Caravaggio. Rappresenta un esempio di architettura di transizione tra gotico e rinascimento. La facciata, rimasta incompiuta, è caratterizzata da un rosone centrale, da un portale marmoreo del 1509 e da un campanile a vela. La città è forse più nota per il suo ruolo durante la Seconda Guerra Mondiale, quando fu la sede del governo della Repubblica Sociale Italiana, uno stato fantoccio nazifascista guidato da Benito Mussolini dal 1943 al 1945. Il porto è costituito da due darsene, una principale e una minore. La darsena principale ha una lunghezza di circa 200 metri e può ospitare circa 100 imbarcazioni. La darsena minore è più piccola e ha una capacità di circa 20 imbarcazioni.